Akuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Clash of Clans. Dai più svegli avrete subito notato che ho i miei primi due golem. Ragazzi, sì, ho finalmente i golem, ovviamente di livello 1. Siamo nell'aggiornamento di Halloween, il pre-aggiornamento di Halloween. Beh, diciamo che per il momento non c'è proprio niente. Tra l'altro, la mia ragazza prima ha trovato il coso di Halloween, come si chiamava? Il calderone. Ha trovato il calderone e se ancora non sapete cosa fa il calderone, almeno a lei ha dato 75.000 di elisir. Non male, non male, non male. Allora ragazzi, questo è un video per farvi vedere che ho il re a livello 7. Sto sbloccando tante difese, ce le sto upgradando. Avrò... cacchiarola, perché mi hanno attaccato e non c'ho i maghi. Dato che sono le 22.43 e sto registrando perché domani o oggi, non lo so, per voi che parto per il Games Week, speriamo che qualcuno mi dia... i maghi, speriamo che mi li diano. Perfetto, per fortuna qua c'è gente in gamba. Raga, ovviamente avrei attaccato anche prima, ma sono andato a cena fuori perché casa mia è devastata. Siamo andati a casa di un amico e quindi mo aspettiamo che mi arrivano i draghi. Come vedete, ovviamente, stavo dicendo, o sto upgradando il castello del clan e sono veramente... oh, eccoli qua i stregoni. Perfetto ragazzi, perfetto. In realtà me ne manca, eccolo che è arrivato. Allora, diciamo grazie, perfetto. E oggi vi faccio vedere questo attacco qua. Non riesco a portarvi anche l'altro perché non ho le gemme e non ho il tempo fisico per poter aspettare. Ci provo. Allora, andiamo a vedere in war quello che sta succedendo. Hanno fatto 3 attacchi 5 stelle. Quindi probabilmente hanno fatto un attacco da 2, 2 attacchi da 2 e uno da 1. Vediamo, eh. Hanno invece ha fatto un attacco, quindi ok, un fail. Porca miseria, hanno fatto un fail. Non ci voleva. Che attacco l'8. Allora, andiamo in ricognizione dell'8, ragazzi. Non parlerò quando attaccherò, lo capite da soli. Attacco l'8? Seriamente attacco... mi sa che ha cambiato predisposizione. No, perché? No, aspetta. No. Il 9 attacco. Ok, praticamente non so perché mi dice bersaglio consigliato l'8. Probabilmente per il mio esercito è il bersaglio consigliato che comunque attaccherò dopo. Quindi attacco Walking Dead, ok, e facciamo la ricognizione. Infatti è lo stesso villo che aveva oggi. Diciamo che la parte più forte è questa qua. È questa qua la parte più forte. Ed è la stessa parte che vorrei attaccare per prima. Perché? Tanto i golem devono focussare per primi tutte le unità. E secondo me è meglio che focusso qua. Quindi avevo intenzione di lanciare un golem in prossimità qua e un altro golem qua e andare avanti e vedere, anche se i pekka c'è veramente rischio che mi facciano il giro. Dai, provo ad attaccare, non dico niente, sarà un attacco difficilissimo, anche perché se attacco sopra in realtà riesco ad arrivare prima al municipio. Raga, però devo fare uscire anche l'esercito suo. Vabbè, raga, io ci provo. Come va? Va. Come va? Va. Allora, vediamo, eh. Io intanto farei di questo. Vediamo un po' se non è uscito. Non sono riuscito a far uscire appunto nessuno, ragazzi. Che faccio? Provo così. Vai. Eccolo qua. È uscito un drago. Ma il drago, ma che ci faccio? Allora, mi sa che qui cambiamo un attimo le cose, perché il drago lo devo far fuori, perché se no mi ammazza tutti, ragazzi. Il drago lo devo fare assolutamente fuori. Regà, il drago, focussatemi il drago, per favore. Dai. Uno qua. Poi così. Castello del clan, re barbaro,
due di questi. Dai ragazzi, dai ragazzi. Posso buttare già i Pekka volendo. Faccio di questo che li allontano ancora un pochino. Raga, mi sto cagando sotto. Io vi giuro, mi sto cagando sotto. La cura non l'ho buttata bene. Me ne rendo puro da solo. Ok. Ci sta questo che stiamo passando abbastanza bene. Butto l'ultimo mago che mi dà una mano. Posso buttare questo qua che li mando più veloci. I maghi mi dovrebbero far fuori ipoteticamente un sacco di bella robetta. C'è... Oddio, stiamo andando bene, ragazzi. Cura. Cura, senza problemi, la cura. Vai così. Dai, dai, Pekka. Ok, il Pekka mi ha preso la super bomba dell'ira funesta di chissà cosa. Ragazzi, stanno tutti in vita. Ragazzi, stanno tutti in vita. Stiamo... Secondo me è un attacco bellissimo. È un attacco... Posso dirlo, secondo me, fatto bene. Almeno secondo me, eh. E ditemi voi, e calcolate che è la prima volta che uso la combi. Scusatemi se lo dico male, ma sono abbastanza agitato, sinceramente. Utilizziamo anche l'abilità del Re Barbaro, perché qua è tutto pulito. Ragazzi, il mio primo attacco di combi. Scusate se lo dico male, con 3 stelle. Sono troppo contento di come è andato, ragazzi. Troppo. Guardate le unità che mi sono rimaste. Raga, dai, un like me lo merito. Un like me lo merito. Porca zozzerellona. Mamma mia, che attaccone. Veniamo un po', Mamma mia. Mamma mia. Grazie mille. Perfetto, grazie. Grazie, raga, per il supporto. Gentilissimo il mio clan. Ragazzi, credo effettivamente di aver fatto un ottimo attacco, anche perché ho aspettato che i maghi prima pulissero il lato. I golem sono andati avanti senza problemi. Anche è vero che quel villo là, secondo me, era abbastanza facile perché non era mazzato. Insomma, era abbastanza fattibile. Non ho attaccato... Cioè, ho attaccato perfetto, secondo me, ma il villo era abbastanza facile. Ok. Perfetto. Signori, io vi ringrazio per aver visto questo video qua. Adesso io mi preparo nuovamente tutte le mie unità. Come avete visto, mi sto anche maxando la fabbrica degli incantesimi e ho messo i draghi a livello 3, come sapete, così da fare due fulmini e la terremoto e avere una furia per i draghi. Signori, sì, yes. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Fatemi sapere come ho utilizzato la Go Whip, non lo so come si dice, me lo farò dire. Fatemelo sapere ovviamente qua sotto. Ciao ciao!